Noi oggi facciamo una ricognizione dei bisogni delle comunità territoriali sulla base del piano sociosanitario vigente, quindi chiederemo quali sono le modifiche che gli stakeholder istituzionali, i comuni, i sindacati vogliono apportare in modo tale che tra qualche settimana possiamo approntare la bozza con cui cominciamo a modificare il piano. Ma è vero che si parla di una struttura da 12 milioni di euro qua per Fano? Fano avrà una struttura adeguata perché è un DEA di primo livello, lo voglio dire al di là di ogni suggestione. Il numero di accessi e di cure operate all'ospedale di Fano, che è un DEA di primo livello, è equivalente all'ospedale di Pesaro, quindi Fano non potrà avere nessun tipo di depotenziamento o di decurtazione. I numeri parlano in modo chiaro. L'ospedale, il DEA di primo livello di Fano e il DEA di primo livello di Pesaro sono assolutamente, lo ripeto, equivalenti sia dal punto di vista degli accessi sia dal punto di vista dell'utenza che serve del territorio. Ecco, invece per l'ospedale di Pesaro oggi si è costituito un gruppo tecnico? Oggi si è costituito il gruppo tecnico che è incaricato entro 13 giorni di elaborare la scelta definitiva, che è una scelta tecnico-amministrativa, nel senso che noi dobbiamo soddisfare gli interessi pubblici e valutare qual è la migliore dislocazione per la realizzazione di quest'opera, che è molto importante non solo per la città di Pesaro, voglio dire, questo sarà l'ospedale delle Marche, sarà per tutta la regione. Senta, qual è il destino dell'azienda Marche Nord? Marche Nord è un'azienda che ha dimostrato una piena efficacia e vitalità, l'ha dimostrato nella pandemia, lo dimostra con la mobilità che attrae anche dalle regioni vicine. Naturalmente è chiaro che dobbiamo chiarire bene per una provincia importante come questa qual è il livello sanitario che i cittadini si attendono, quindi noi siamo qui per ragionare e certamente anche per potenziare i servizi di questa provincia, importantissima, sia dal punto di vista del numero di abitanti sia dal punto di vista del PIL che produce. Beh, intanto per fortuna c'è un incontro sulla sanità, perché è da tanto che non se ne parla direttamente, è un'occasione per conoscere quelle che sono le posizioni della nuova amministrazione regionale, perché non dimentichiamo che la sanità è una competenza specifica della regione, perché altrimenti è inutile che ci giriamo intorno, se non ci sono le offerte adeguate poi la gente si orienta da altre parti. Sindaco, come per il Santa Croce che cosa chiedete? Ecco, per il Santa Croce è capire, intanto non può non esserci un dialogo fra le due strutture ospedaliere come è oggi. Marche Nord è una cosa importante perché non si possono cancellare anni e così in un solo momento. Si pensa, da quello che si legge, insomma, da alcuni atti di una nuova struttura ospedaliera su Pesaro. Beh, Fano non può essere un semplice restyling, se deve rimanere una struttura ospedaliera deve essere a tutti gli effetti con i contenuti che dialoga con la struttura di Pesaro, però con anche nuove realtà, e anche sotto l'aspetto edilizio vero e proprio non può rimanere così com'è, questo è fuori discussione.